Federico. Buonasera. Grazie di avermi invitato in quella del nord. Io sono toscano, per chi non lo sapesse, vengo da Livorno, si sente poco, capita. Allora, al di là del fatto che dovrei parlare solo di profondo rosso, ma la rassegna è fantastica tutta, perché ci sono cinque perle. E venite, anche se non l'avete sentito, venite a vedere il mio caro assassino, perché è fantastico. Dopo la scena con la gru che stacca la testa all'inizio. È una rassegna che vorrei avessero fatto da noi, invece sono arrivato fino qua. Sono qui per Profondo Rosso, l'avete visto tutti? Sì. Sì. È più facile parlarne così, evito coltellate se dico una cazzata o una cosa che magari vi spoilerizzo. Comunque il mio approccio con Profondo Rosso è semplice, è il primo thriller horror che ho visto della mia vita. Quindi è un film che mi ha segnato da sempre. Parlando sul personale, è proprio un film che mi ha proprio segnato, nel senso che l'ho guardato quando i miei genitori a Carnevale, usavo un tempo, andavano a Viareggio e da Livorno ti mollavano con la nipote più giovane e su Rai 3, mi pare, avevo 7-8 anni, davano questo film di cui si parlava tanto, perché all'epoca dell'Argento non aveva ancora fatto la merda che ha fatto negli ultimi 15 anni, quindi era ancora Dario Argento e quindi la logica era ancora alta. E Profondo Rosso era uno di quei film che si aspettava tutti e che ci si immaginava chissà quale spavento. Allora, all'epoca, quando lo vidi io, lo spavento fu tale. Fu tale che, mi ricordo, eravamo con le mie sorelle e la mia cugina sul divano letto in sala davanti alle prime televisioni a colori grossi, che quando, non so se vi ricordate, loro due si trovano accanto al monumento e lui urla, brindo a te, vergine stuprata, che sentono l'urlo nella notte, e poi subito dopo si vede lei spiantata nella vetrina, la medium, e io mi ricordo che saltai verso il televisore cercando di cambiare canale a ogni costo, ma mio papà ha comprato un televisore nuovo da una settimana che non era più a Pozzantoni ma a LED, e non si levava dalle palle questa cosa. Io ero quindi a 15 centimetri da questo sgorgare di sangue, e è una cosa che mi è rimasta proprio, perché non è che poi ho smesso, preso copertona, tutti in cucina dove c'era la televisione in bianco e nero piccola, basso il volume e ci siamo finiti a vedere Profondo Rosso. Questo è stato il mio approccio. Poi chiaramente sono cresciuto relativamente, fisicamente un po', mi sono allargato, però Profondo Rosso è uno di quei film che continuo a non gradire vedere prima di andare a letto da solo. Ecco. Se sono solo in casa e c'è Profondo Rosso, non lo guardo. Cioè, che dovrebbe essere una cosa assurda, perché è uno dei miei film preferiti, ma preferisco di no. Perché poi non so se lo fa a qualcuno di voi, io vivevo in quelle case costruite negli anni 70, con quegli androni di vetro, quelle scale enormi per arrivare a casa, dovevi fare 3 piani con la chiave. E quindi quando tornavi la notte, magari avevi visto Profondo Rosso con i tuoi amici, era le 4 di mattina, ai 16 anni, c'è anche un po' di botta, hai bevuto un po' troppo, sei con queste chiavi, scendi dal motorino, vedi che la porta è a 400 metri da te e tutti i 400 metri c'è l'assassino di Profondo Rosso dietro, sempre. Arrivavo col fiatone, la chiave non entrava, poi pensavo, ascensore o scale, dove si sarà nascosto la merda? E prendevo sempre le scale, perché l'ascensore non dà via di fuga. Cioè, se è nell'ascensore l'hai avuta, apri, sei morto, allora prendiamo le scale male male, torni giù e qualcuno mi sentirà. Questo è stato l'approccio, diciamo così, di cuore verso Profondo Rosso. Poi, passando gli anni e diventando il videotecaro o il critico, quello che dicono nel mio lavoro più o meno, allora l'approccio diventa anche tecnico, artistico, e c'è stata una ricerca da parte mia su tutto il cinema di genere horror, ma specialmente su Dario Argento, Fulci, Pava e il cinema di genere horror italiano. Allora mi sono messo a analizzare il percorso, o dite quando andavo a fare festa, il percorso di... il percorso di Dario Argento, che non so se sapete, il suo primo film è Lo cielo delle piume di cristallo, che però, nonostante venga messo sempre accanto a quelli del suo primo periodo insieme a Profondo Rosso, in realtà è ben diverso da Profondo Rosso stesso. Primo, perché non ha gli elettrolitri di sangue che ha Profondo Rosso. Secondo, perché è un giallo più studiato,
terzo perché è rubato da un libro famosissimo americano che Dario Argento non ammetterà mai, e poi perché il film successivo, Il gatto a nove code, è una mezza ciofeca in confronto a quello dopo. E quello dopo, Quattro mosche di velluto grigio, è un po' una ripetizione dell'Uccello delle piume di cristallo. Cosa fa questo profondo rosso? Perché è così importante? Perché in realtà i difetti di sceneggiatura che Dario Argento si porta indietro da tutta la vita nei suoi film ci sono anche qui. C'è qualche piccolo passaggio comico di troppo, inutile, che ammazza un po' la tensione. C'è qualcosa di poco credibile, anche a livello di scrittura, proprio a livello di giallo. Come giallo non torna. Come giallo è una chiavica, perché nel senso, quando noi vediamo lui all'inizio del film insieme all'altro pianista giovane, e chiaramente non può aver ammazzato lei su, cioè l'ho pensato io a 8 anni, cioè quindi Dario Argento può essere lui che l'ha ammazzata quella su, quindi quando gli dà la orpa alla fine non ci credi nemmeno per un minuto, ha proprio delle bue grosse come NASA in quel senso, però che cos'ha? Ha quello che la maggior parte del cinema non ha, c'è una messa in scena perfetta, incredibile, mai vista in quel senso, nonostante ci sia dentro Mario Bava, nonostante ci sia dentro già il cinema di Corman, nonostante ci sia dentro tanta influenza, la cosa che fa di Profondo Rosso una visione unica, per tutta l'unione veramente terrificante, stavolta fra thriller e horror, nel senso che stavolta, perlomeno all'epoca, magari qualcuno scenderà anche, ma 40 anni fa non era così, cioè il sangue sgorgava a fiumi e gli omicidi erano efferati veramente, veramente efferati, non si andava in ellisse, fino a Hitchcock o giù di lì, eravamo abituati al coltello, l'ellisse, il sangue, la donna in terra, cioè qui la gente la dà tutta, eravamo abituati all'horror, e l'horror proprio col mostro, allora può smembrare, strappare, ma l'assassino no. E la cosa che fa di questo film appunto un capolavoro del genere è la costruzione della messa in scena di tutti gli omicidi, che sono girati con una tale perfezione, una tale grazia, che non, ancora mi chiedo, visto La terza madre, Dracula 3D e la monnezza che sta facendo Dario Argento negli ultimi anni, continuo a chiedermi se non fosse che avesse avuto un gran culo in quel periodo o se ci avesse dei collaboratori eccezionali. Resta il fatto che Profondo Rosso è il film che vive proprio grazie a 10-15 inquadrature che lo rendono fenomenale. Questa è l'entrata nel teatro all'inizio, una delle scene più belle che si possa vedere proprio a livello tecnico, come l'entrata successiva nel bagno, oppure quando fa tutto quel gioco di silenzi, rumori col corpo quando va a quella che la, tutto, anche se avete detto, quella che la zuppa, che la puccia nell'acqua a 6.000, che la tira fuori, che fa in pallone, insomma. Lei, quella scena lì è costruita in una maniera incredibile con la bambola impiccata, così come era incredibile il mostri shuttle di Rambaldi che arriva, cioè il film, com'è terrificante vedere dei denti spaccati su un angolo di uno spigolo, sono tutte cose che non sono però fine a se stesse. Quindi, concludo dicendo che questo non è, è il primo film di una rassegna nella quale io amo Fulci più di Argento, ci posso fare niente. Quindi per me Sette Notte Nere non si inizia in Paperino, sono proprio il cuore, ne avrei parlato 6 ore, mi dovevano portare via con le maniglie e le pedate nella schiena. Sta di fatto che Profondo Rosso, visto che l'avete visto tutti, non sarà una sorpresa. Te non l'hai visto più, una c'è, brava, te lo vedrai veramente, due persone non l'hanno visto, chi non l'ha visto se lo godrà veramente. È chiaro, io do sempre un certo tipo di aiuto quando si guarda un film del genere, cercate di capire che è un film di 40 anni fa, cioè va sempre, tutto va messo nel suo tempo, e nel suo tempo un film del genere non si era mai visto, come magari nel 76 non si era mai sentito qualcosa di già diviso, per capirsi. Quindi tutto ora c'è 5.000 uguali, cioè diviso, ma all'epoca no. E Profondo Rosso fa questo, Profondo Rosso elimina l'idea della narrazione classica per diventare astratto, per diventare surreale, per diventare Buñuel, senza nemmeno rendersene conto forse. Quindi chiunque abbia intenzione di seguire un giallo quadrato classico all'Agatha Christie ha sbagliato completamente il film. Chi invece ha intenzione di vedersi un film surreale, completamente innovativo e folle proprio perché impensabile all'epoca, ha trovato il suo film. Quindi gustatevi Profondo Rosso, che dura 120 minuti di gioia pura. La musica, come sanno tutti, era di Raslin e poi ci hanno suonato sopra, li ha arrangiato Simonetti, Cobri, che ho avuto il piacere di conoscere, sono anche brave personcine, quindi che dire, mi guardavo tutta questa bella rovina perché ce l'ho tutta pure io, tranne quelli, che sono della vostra rassegna, che dire, vi ringrazio che gli organizzatori mi hanno chiamato,
godetevela e buon sangue a tutti, perché qui ce ne andiamo. Possiamo partire, vai alla...